Provano del 3 ciao a tutti i ragazzi. È arrivata l'estate, con l'estate sono arrivati tutti i servizi di stile aperto che ti dicono di non uscire nelle ore calde, di bere tanta acqua e se sei un anziano di startene direttamente a casa. Ma un altro servizio sta per tornare, quello degli albergatori, dei bagnini, dei ristoratori che anche quest'anno non riescono assolutamente a trovare personale. E la colpa di chi è? Ma dei giovani ovviamente. Ci hanno chiamato in tutti i modi, bamboccioni, millennial, choosy. La colpa della rovina di questo paese. Paese di noi giovani sfaticati che non abbiamo voglia di lavorare. Questi albergatori si lamentano che non riescono a trovare qualcuno di qualificato nella stagione perché questo qualcuno non è disposto a lavorare di domenica. Lui vuole, questo lavoratore vuole il giorno libero la domenica e i lavoratori stagionali non possono permettersi di non lavorare la domenica e i weekend perché sono i giorni in cui hanno più clienti e lavorando solo una stagione si perderebbero. E fin qui è comprensibile. Quello che però non dicono è che il giorno libero, se non lo danno la domenica e il sabato, non lo danno allo stesso modo per tutta la settimana. Sì, perché la verità, ragazzi, è che questo tipo di lavoro stagionale della Riviera Romagnola, eccetera, ma d'albergo, ristoratori, eccetera, richiede orari di lavoro che talvolta sfiorano anche le 13-14 ore al giorno, e non sto scherzando. Però questo non lo dicono perché lavoro stagionale o meno, far lavorare una persona 13-14 ore al giorno non è legale, però succede. E beh, comunque, se lavori davvero così tanto, ammesso che sia una cosa vera, prenderai uno stipendio esorbitante. Per 3-4 mesi all'anno puoi anche fare questo sforzo. In realtà no. Essendo orari lavorativi illegali e non contenibili in nessun tipo di contratto, i contratti che ti vengono proposti la maggior parte delle volte sono i contratti standard del lavoratore apprendista, che prende dai 700 euro, attorno ai 700 euro al mese per lavorare 4 ore al giorno, sabato e domenica esclusi. Logicamente non andrai a lavorare solo queste ore. In pratica ti ritrovi a fare il doppio, il triplo delle ore, lavorando anche sabato e domenica e avendo al massimo qualche extra su quei 700 euro che risultano nello stipendio e nel contratto. Ma tutti quei soldi extra ve li daranno in nero. Ma scusa, esistono i controlli? Una realtà così estesa e così in mano all'evasione fiscale, all'illegalità, allo sfruttamento, non potrà assolutamente passare inosservata all'ispettorato del lavoro. Ispettorato, sapete come sono i controlli dell'ispettorato sulla Riviera Romagnola? Io ne ho ricevuto uno. È arrivato questo tizio, questo bel manzo, no? È arrivato a chiedermi: scusa, tu che orari lavorativi fai? Io, come mi era stato detto di dire, ho riportato le ore che ho sul contratto, ossia 4 ore al giorno e sabato e un giorno libero alla settimana. Cosa ha fatto lui? Mi ha sorriso con un sorriso alla metà fra l'ironico e il compassionevole, in pratica se le risa delle minchiate che ho detto, che anche lui sa che sono delle minchiate, e se n'è andato tranquillo. Questi sono i controlli sulla Riviera Romagnola sul lavoro durante la stagione. È perché la regione, la provincia non fa nulla per venire contro questa realtà in mano all'evasione fiscale? Perché permette queste cose? Ma per il semplice fatto che le province della Riviera Romagnola ci guadagnano, perché questo è l'unico modo per fare girare l'economia con il turismo. Perché altrimenti, se tutti gli albergatori, bagnini e ristoratori si mettessero a dichiarare qualsiasi cosa che fanno, le tasse li ammazzerebbero pesantemente. Ma questo non giustifica assolutamente lo sfruttamento e l'evasione fiscale che portano avanti i bagnini, albergatori e ristoratori. Perché diventa un cane che si morde la coda. C'è da dire che qualche volta la provincia fa qualcosa. Una volta all'anno, sul giornale, viene fuori lo scoop. Tal dei tali hotel faceva lavorare 13 ore al giorno i dipendenti. Scandalo! Ma riuscite a capire che è una trovata giornalistica subdolissima? In pratica vogliono fare vedere ai riminesi, soprattutto ai turisti, che qua le cose sono tutto ok. Se c'è qualcosa di sbagliato, se c'è qualcuno che evade le tasse, che fa sfruttamento, va sul giornale e diventa uno scandalo, come se fosse una cosa che non capita in ogni singolo hotel della Riviera. Viene preso un capro espiatorio da sacrificare per poi fare in modo che tutti pensano che vada tutto bene. Basta avere sotto gli occhi in qualche maniera un fatturato di un qualsiasi albergo di Rimini, vedendo quello che dichiarano e basta, rimani strabiliato perché pensi: cavolo, questi stanno facendo la fame,
Invece no, la soluzione è molto più semplice, perché molti dei guadagni non sono dichiarati. Ma se tu questo sfruttamento lo vedi, nessuno ti obbliga a lavorare lì. Ovvio, anche io ho lavorato in queste situazioni, mi ci sono immerso, anzi, il posto in cui lavoravo era anche abbastanza onesto da questo punto di vista, rispetto ad altre realtà di schiavismo che trovi sulla Riviera Romagnola. Io ho accettato di stare a queste condizioni, sinceramente non me ne pento, perché il lavoro che ho fatto mi ha dato l'opportunità di crescere. Ho avuto attorno a me delle persone che nella mia stessa situazione, che erano veramente stupende, e ho avuto l'occasione di conoscerle. Nessuno mi obbliga assolutamente, ma se vuoi trovare lavoro durante la stagione perché sei uno studente, eccetera, oppure non lo riesci a trovare a tempo determinato, eccetera, e sei costretto a fare quel lavoro, purtroppo non hai alternative. O stai sotto a questa politica, oppure non riesci, fai una fatica boia a trovare qualcosa. Ecco, io sono qua a fare questo video non perché voglio boicottare chissà cosa, perché voglio cambiare questa situazione che va avanti dagli anni del boom della Riviera, quindi parliamo degli anni 50, anche prima. Quando vado a vedere quei servizi di studio aperto in cui danno la colpa a noi del perché i lavoratori non riescono a trovare lavoratori, poi mi incavolo, perché molto probabilmente non riescono a trovare lavoratori perché le condizioni sono diventate troppo assurde e forse di recente la gente trova anche di meglio. Se può scegliere fra un lavoro sfruttato e uno invece tranquillamente pagato, come è previsto dalla legge, sceglie quello, soprattutto un qualificato. I ristoratori si lamentano che non riescono a trovare per la stagione uno chef qualificato, ma gli chef qualificati non lavorano solo durante la stagione, vogliono lavorare tutto l'anno e soprattutto pretendono una certa retribuzione e soprattutto non ti fanno 13 ore al giorno. Comunque tutto questo è anche solo per farvelo conoscere e per dirvi che se venite in vacanza in Romagna, il cameriere, il bagnino, che vi ha portato l'ombrellone, eccetera, non è al settimo cielo, non è perché è stronzo e ce l'ha con voi, è perché non ne può più. Quindi magari lasciategli anche 1 euro o 2 di mancia, che c'è caso, anche che se ne lasciate 3 è più di quello che prende in un'ora. E niente, ma veniteci in Romagna, cioè noi alla fine siamo gente tranquilla, felice. Guardala che roba la Romagna, guardala che roba, e niente, con chi è gentile con noi, noi, per dirlo in dialetto, avifendei sureisi. Adesso smetto perché non vorrei che studio aperto, qualche bagnino, ristoratore, albergatore mi, non so, mi denunciasse per poi andare a vedere nel mio canale che faccio video di Minecraft e quindi cominci a dire che sono uno sfigato, Ciusi, bamboccione e quindi nessuno mi deve ascoltare, quindi chiudo qua, ciao.